Buonasera a tutti, io sono Giacomo Andreoli e questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it realizzato in collaborazione con Scalable Capital, piattaforma di investimento digitale leader in Europa. Oggi giornata negativa per Wall Street con l'S&P 500 che perde lo 0,45%, il Nasdaq invece perde lo 0,74%. Il mercato americano soppesa i dati sulle vendite al dettaglio proprio negli Stati Uniti, diminuite oltre le attese e una produzione industriale cresciuta sopra le stime, ma anche le trimestrali di alcuni dei maggiori gruppi finanziari americani. In generale, però, l'attenzione dei mercati anche in Europa si concentra sulle mosse delle banche centrali, con il nostro Eurostoxx che guadagna lo 0,58%, in attesa proprio delle decisioni della Fed e della BCE. Oggi al TTF di Amsterdam è in calo il gas a 41 euro al megawattora, in rialzo invece il prezzo del petrolio con Brent e WTI che crescono di oltre lo 0,5%. Per quanto riguarda gli indici europei, vediamo il FTSE MIB in linea con gli altri, guadagna quasi l'1%, stabile lo spread tra BTP e Bund tedeschi sui 182 punti base, in rialzo invece il rendimento del titolo decennale attorno al 4,3%. Per quanto riguarda i titoli, vanno molto bene i bancari, BPER fa più 4,67, Fineco guadagna il 4,52, Intesa San Paolo il 3,37, Banco BPM il 3,35. Bene anche Ferrari che guadagna l'1,72%, con l'assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2022, chiuso con un utile netto consolidato di 932 milioni di euro. Inoltre il CDA ha deliberato di distribuire un dividendo in contanti di 1,81 euro per azione. La cedola sarà staccata tra 10 giorni, il 24 aprile. Tra i titoli peggiori vanno male le utilities, con Hera che perde il 2,82, Snam il 2,19, Terna il 2,1%. Per quanto riguarda Hera, poi, la società ha comunicato di aver collocato il secondo green bond e di aver attivato una nuova linea di credito Sustainability Linked Revolving, e queste operazioni permetteranno alla multi utility di destinare più di 1 miliardo di finanziamenti a progetti a favore della transizione green. Poi Diasolin perde l'1,8, A2A l'1,54. Infine, andando al completo, Mondo TV SPA, il migliore di oggi sull'all share, fa più 8,86, perde invece il 10% e EMS Italia, il peggior risultato di oggi sull'all share. E da Money.it è tutto, l'appuntamento è a lunedì. Buona serata.